do. If you get the vultures, them, them a pray for what's mine. Tell them that me now waste no time. Don't they wanna stop me? Yeah, this is my time to shine. To the hypocrites, me a blind. When me say watch them, I run to the food like swine. Tell them me not go waste no time. They wanna stop me, but this is my time to shine. Ben ritrovati ragazzi. Qua, siamo qua con una nuova puntata di La vita del fumatore e oggi sono qua con Michele, l'ho finito, eccolo qua, che farà delle domande che non tutti si pongono. Quindi, e nessuno verrebbero in mente praticamente. Infatti la senti, no? Cazzo, la porta chiaro. No, no, l'accendino. Praticamente tu devi accenderlo con un accendino. Merda. Accendino molto antico. Fallo analizzare per bene. Esatto. Comunque, vado con la prima domanda. Allora, praticamente, se uno è appena stato in acqua, in piscina, al mare, nel lago, nella vasca da bagno, nella vasca da bagno, nella palude, poi esce dall'acqua, è tutto sbragnato, si asciuga, però rimango le mani porate. Di conseguenza, come fa a rollare? Allora, quando vi sarà mai capitato che uscendo dall'acqua, quando vi sta chiedendo se avete le mani bagnate e volete rollare, le asciugate, non ci riuscite. Il fatto che non avete le mani bagnate, cioè avete le mani secche, la cosa più facile da fare è prendere una crema solare, quelle che si spruzzano, cioè che si mettono sulla mano, quelle che si spruzzano, quelle che si spruzzano forse ancora meglio, e semplicemente premere un attimino, cioè proprio spruzzare giusto i pollici o comunque le dita con cui rollate per renderle come si può dire? Non drenanti, so. Ecco, e così riuscirete a chiudere. Ok, cosa che ho provato scientificamente io in piscina. Ok, poi se uno non c'ha cash e si può permettere un drum alla settimana e vuole goderselo, vuole che gli duri 3 ore, come fa a farlo durare di più? Ah, ecco, allora, una volta eravamo al tribunale, tanto così per casseggiare, e mi è venuto in mente: se io prendo un pezzo di carta, lo bagno, poi gli do fuoco, brucerà molto piano, cioè molto lentamente rispetto a un pezzo di carta asciutto. Quindi se voi prima di accendere il drum lo passate sulla lingua proprio per bagnarlo, durerà molto di più, cosa che ho provato anche io scientificamente. Ho provato da vivo. Ok, adesso basta, direi. Accenderà altro, non sbaglio, sicuro. Sì. Ecco, un'altra domanda era: come è composto l'accendino? Spiegate. Ah, diciamo, questo qua è uno dei primi accendini che ho trovato a casa di mio nonno, made in, non ti legge nemmeno, in Switzerland, minchia. E praticamente si basa sulla falsa riga di uno zippo, in quanto dentro c'è, no, sì, minchia, ma soprattutto qua da fuoco, dentro c'è uno stoppino che è immerso in un bagno di cotone, dove voi andrete a piazzare la benzina o comunque sia qualcosa di comburente, poi una semplice scintilla andrà a, adesso non si accende perché l'alcol evapora molto velocemente, andrà ad accedere lo stoppino. Era un portachiavi, quindi qua c'era anche attaccato il cappuccetto. Niente di che, l'ho ereditato io, però chissà.